molto discutere la sentenza della Corte d'Assise di Roma che ha condannato a 24 anni l'ex fidanzato di Simonetta Cesaroni, la ragazza uccisa nel 90 a Via Poma. Farà discutere perché sono passati 21 anni dal momento del delitto. È una sentenza giusta? Noi non lo sappiamo, ma 21 anni sono troppi. Simonetta Matone, Roberta Bruzzone, Franca Leonini. Porta a Porta tra poco. Per la legge italiana l'omicidio non si prescrive, che sia trascorso un mese, un anno o 21 anni dal momento di un delitto, la giustizia va avanti. Ed è andata tanto avanti che oggi la Corte d'Assise di Roma ha condannato a 24 anni Raniero Busco, che era fidanzato di Simonetta Cesaroni, ragazza uccisa nell'agosto del 1990 a Via Poma. Una sentenza però clamorosa che lascia soddisfatta, si immagina, la famiglia della vittima, che ha procurato l'angoscia al condannato che è svenuto in aula e alla sua famiglia, lui è ancora libero in attesa degli altri gradi di giudizio, anche questo è previsto dalla legge italiana, e che ripropone un grande problema. Si riesce, dopo un'indagine complessa e anche in parte sbagliata, almeno all'inizio, si riesce a condannare con assoluta assenza di dubbio una persona a 21 anni da un delitto? Sigla. Dichiara Busco Raniero colpevole del delitto ascrittogli e con attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante lo condanna alla pena di anni 24 di reclusione e al pagamento delle spese processuali. L'udienza è tolta. Forza, via, lasciatelo in pace. Non ho fatto niente, assolutamente, non mi ritengo capace proprio di fare una cosa del genere. Non so, poi detto io non devo convincere nessuno, io, la mia coscienza è pulita, pulitissima. Per questo lotterò, come sta lottando mia moglie e tutti quelli che mi sono vicini. Io ho ricevuto tanta solidarietà in questo periodo e questo deve essere lo stimolo per andare avanti, ne sono convinto. La cosa che più mi fa paura in questo momento è che mi possano allontanare dalla mia famiglia, da mia moglie, dai miei bambini. Questa è la cosa che mi sta uccidendo. Era il 29 aprile dell'anno scorso quando Ranieri Busco rilasciava una lunga intervista alla nostra Vittoriana Abate, di cui questo è soltanto il primo frammento. E avete visto queste immagini che parlano da sole, lui è venuto a mancare, insomma, dopo la sentenza, mentre la crudeltà di noi cronisti lo assaliva con i microfoni per raccoglierne un'impressione che lì non è arrivata. Si può condannare una persona dopo 21 anni? E soprattutto gli elementi a carico di Ranieri Busco sono sufficienti, come dice l'accusa, e come ha deciso una corte d'assise, nella quale sono presenti anche i giudici popolari. Simonetta Matone. Ma io dico che fino a che non leggeremo la sentenza non potremo nemmeno avere un'idea di qual è l'iter logico che ha accompagnato i giudici. Però, come diceva lei prima,
per infliggere una sentenza di condanna il codice ci impone di arrivare a questo convincimento al di là di ogni ragionevole dubbio. E l'interrogativo che io mi pongo è che giustizia è una giustizia che arriva dopo 21 anni? Cioè, voglio dire, questo processo ha degli aspetti che sono esclusivamente tecnico-scientifici, perché tutta quell'attività investigativa che di regola, viceversa, accompagna le affermazioni di colpevolezza, dato il lasso di tempo che è trascorso, non mi sembra che all'interno di questo processo ci sia la verifica degli alibi, che cosa ha fatto quello, che cosa ha fatto quell'altro, cioè tutta quella prova che si costruisce al dibattimento qui, in virtù di questi 21 anni, io da spettatrice lo dico ovviamente, però, come dire, l'interrogativo che mi pongo è un interrogativo, se vuole, di tipo diverso. È possibile arrivare ad una cosa del genere dopo tanto tempo? Allora, Franca Rosini è autrice e conduttrice di Storie Maledette, che riprenderà la sua 11ª edizione su Rai 3 a fine febbraio. E nel 2004 ha ripreso ad occuparsi di questa vicenda, e lei è stata sempre una innocentista. Sì, assolutamente sì. Sei rimasta innocentista? Sono rimasta innocentista perché ci sono una serie di elementi che sono per me insuperabili. Anzitutto, in quella casa dove è stata trovata Paola Simonetta non c'era traccia dei 3 litri di sangue che Simonetta certamente ha perduto. Noi abbiamo, il nostro patrimonio sanguigno va dai 5 ai 3 litri, 3 litri che Simonetta l'aveva perduti. Quindi praticamente l'assassino, qualora fosse stato Raniero Busco, praticamente si tratteneva in quella casa per ripulirla di 3 litri di sangue, per poi cosa? Quella casa è stata pulita in quella misura e con tanta accortezza, perché il corpo di Simonetta Cesaroni doveva essere portato in un altrove che non fosse via Poma. Perché? Perché il delitto doveva figurare avvenuto in un altrove che non fosse via Poma. E chi ha detto questo? Ma come si spiega? Ma secondo te, scusami, ma secondo logica, una persona che ammazza, oltretutto una persona che non sa che cosa si possa verificare in quell'appartamento, quante persone possono entrare, possono avere accesso, possono avere la chiave, parliamo di Busco che è stato condannato, si trattiene 3 ore, perlomeno 3 ore, perché ci vogliono 2-3 ore per fare quel lavoro di pulizia, per ripulire quella casa, che praticamente c'era 2 tracce di sangue ripulito sotto il bacino della povera Simonetta e sotto la testa. La casa era completamente pulita. Chi l'ha detto che si è trattenuto 3 ore? No, ti dico 3 ore, ti dico una, 2 ore, 3, insomma, quanto ci vuole a ripulire? Ma in un modo assolutamente proprio perfetto, da gran pulizia, non solo, ma al di là di questo, quindi l'assassino, se non ha certezza di non poter essere trovato, scappa dal luogo del delitto. Quindi perché doveva pulire quella casa? Non solo. Ma poi parliamo di una persona che ha dato 29 coltellate. Cioè, 29 coltellate, quelle mortali sono state... Ma chiunque sia stato l'assassino adesso... Doveva avere grado... una perizia psichiatrica. No, cioè, no, scusami, ma chiunque si è fermato lì un certo tempo per ripulire. Cioè, ma ma un assassino che viene da fuori, dall'esterno, non si trattiene, scappa, perché può essere trovato, può essere bloccato. Quindi l'assassino è uno che conosceva quel posto. È uno che, io dico, ho sempre usato un verbo molto vago, attiene a via Poma. Cioè, perché quel corpo doveva essere portato via da via Poma. Se no non c'era motivo di ripulire quella casa. L'assassino... Allora, qui le prime ospiti sono tutte e 3 innocentiste. No, perché... no, io non ho detto questo. No, no, no. Io non sono Roberta Bruzzoni. Beh, sicuramente sono in linea con quanto affermato dalla dottoressa Leosini. Indubbiamente questa condanna mi stupisce moltissimo, mi preoccupa moltissimo, per essere più precisa. La vicenda che riguarda l'assassinio di Simonetta Cesaroni è contraddistinta da ben altre anomalie, oltre a quelle giustamente messe in luce dalla dottoressa Leosini. Ci sono tantissimi elementi che non vengono spiegati con l'identificazione di Raniero Busco nell'assassino. In più consideriamo che Raniero Busco all'epoca aveva la piena disponibilità sessuale di Simonetta, anzi, diciamo, è pacifico che fosse forse tra i due quella più presa fosse proprio Simonetta. No, è sicuro. E questo è ragionevolmente un omicidio commesso
perché c'è stato un rifiuto anche molto importante, ragionevolmente. Probabilmente questo un rifiuto adesso lo rivedremo, ma per esempio l'accusa sostiene che la storia dei 3 litri non sta in piedi perché ci sarebbe dei 3 litri di sangue, perché avrebbe avuto un'emorragia interna. Ma adesso su questo poi sentiremo un momento gli avvocati. Ospite di Ombre sul Giallo della mia trasmissione fu il professore Carella Pragda e disse che erano stati persi tutti i 3 litri di sangue, oltretutto anche le macchie emostatiche davano un'indicazione precisa su questo. Insomma. No, quello che è quindi abbastanza curioso, certamente aveva perduto 3 litri di sangue. Quello che è curioso 5. È la quantificazione della pena. L'unica cosa, l'unico documento che noi abbiamo è il dispositivo della sentenza. Ed è, come dire, strano che si venga condannati a 24 anni per un omicidio. Vuol dire che si è partiti da una pena base non altissima, perché c'è un giudizio di equivalenza della contestata aggravante con la questa è la copia, della sentenza scritta. No, non l'hanno tolta, l'hanno considerata equivalente alle attenuanti. Sì, ma poi con attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante. E arrivano a 24 anni, il che vuol dire che sono partiti dalla pena base 24 anni. Sì, ma poi Bruno, scusa, non sono partiti dal massimo o dall'ergastolo. Questa è una facoltà. Perché non hanno considerato il delitto un delitto premeditato, evidentemente. Sì, no? Questo è un delitto, questo credo che lo riconoscano tutti. Il movente, lì nella coppia c'era una storia, lui veniva considerato da lei un fidanzato a metà, perché praticamente lei avrebbe voluto stringere di più rendere concreto, diciamo, ufficiale questo rapporto, e lui le sfuggiva, tant'è che quell'estate addirittura lui andava in vacanza da solo, sarebbe andato in vacanza da solo. Vogliamo sentire un momento la sentenza, Vittoriana Abate. In nome del popolo italiano, la terza corte d'assise di Roma ha pronunciato la seguente sentenza. Visti gli articoli 533 e 535 codice procedura penale, dichiara Busco Raniero colpevole del delitto ascrittogli e con attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante lo condanna alla pena di anni 24 di reclusione e al pagamento delle spese processuali. Raniero Busco è colpevole dell'omicidio di Simonetta Cesaroni. È il verdetto della terza corte d'assise di Roma dopo poco più di 3 ore di camera di consiglio. Raniero Busco, ex fidanzato di Simonetta Cesaroni ed unico imputato, era in aula al momento della sentenza. Ma che strada qui? Alla lettura del dispositivo il giovane ha un malore e viene subito trascinato fuori dall'aula, sorretto dalla moglie Roberta e dal fratello Paolo, tra le urla e le lacrime di parenti ed amici. Avvocato Lauro, la Corte ha accolto pienamente l'impianto accusatorio. Sicuramente il perno di tutta l'impianto accusatorio erano le perizie. Il risultato delle perizie è stato ritenuto attendibile. L'imputato ha sempre detto che non è mai entrato nella stanza in quell'appartamento. Lì è stato trovato il DNA. Se la Corte ha superato questo impasse, nel senso che loro hanno impostato una difesa in un modo, l'accusa in un'altra, e il processo finisce lì, perché hanno trovato il DNA, lui dice che non c'è mai stato e quindi solo lui poteva essere stato. È il 7 agosto del 1990 quando Simonetta Cesaroni viene uccisa con 29 colpi di tagliacarte nell'ufficio dell'AIAG in via Poma 2. Le prime fasi dell'inchiesta ruotano intorno a due personaggi, Pietrino Vanacore, il portiere, e Federico Valle, nipote dell'architetto Cesare, progettista del palazzo di Via Poma. Nel maggio del 1993 il PM Catalani chiede il rinvio a giudizio di Valle per omicidio e Vanacore per favoreggiamento. Entrambi vengono prosciolti 2 anni dopo. Ma la prima svolta investigativa risale al giugno del 2004 con la riapertura dell'inchiesta. Sui 31 sospettati sottoposti alla prova del DNA, quello di Raniero Busco è compatibile con le tracce biologiche trovate sul corpetto e sul reggiseno di Simonetta Cesaroni. Ci sarebbe anche un DNA parzialmente compatibile con quello dell'imputato, rilevato sul reperto della porta della stanza dove è stato ritrovato il cadavere. Il DNA, secondo l'accusa, è l'unico ad avere corrispondenza sui 33.000 codici genetici analizzati dal RIS. Terzo elemento per il PM Ilaria Calò, la traccia del morso sul seno sinistro della vittima, compatibile con l'arcata dentaria di Busco. Questa mattina il pubblico ministero Ilaria Calò ha ribadito la richiesta di ergastolo per Raniero Busco, processato per omicidio volontario con l'aggravante della crudeltà. Dopo 20 anni e 25 udienze in corte d'assise, si conclude il primo atto sul delitto di Via Poma.
Buonasera, l'avvocato Loria. Buonasera, avvocato. Allora, Paolo Loria è il difensore di Raniero Busco. Raniero Busco resta libero. Stavo riguardando qui il manoscritto della sentenza, fa una certa impressione perché, ecco, sono 4 righe e mezza sostanzialmente, tutta l'altra parte riguarda le spese, gli onorari, insomma, le cose le provvisionali, insomma, cose tecniche che riguardano i quattrini, che naturalmente chi ha commesso un delitto di questo genere dovrà pagare in questa e in altre sedi, ma insomma tutto è in 4 righe e mezzo. Allora, è andata male. Raniero Busco resta libero perché, certo, allo Stato la Procura non ha chiesto nessuno. Ricordiamo questo, in molti paesi, per esempio gli americani non capiscono questa cosa, perché da noi si arresta, loro dicono voi siete strani perché fate il contrario di quello che facciamo noi. Da noi sono liberi prima e poi però dopo la condanna vanno in carcere. Da voi certe volte fanno una carcerazione preventiva lunghissima e poi li condannano magari all'ergastolo, e il caso Franzoni per esempio. E invece li lasciate liberi. Comunque lui è libero perché non si ritiene che possa fuggire, non si ritiene che possa essere pericoloso, eccetera. Perché è andata male? Ma è andata male perché evidentemente la Corte ha giudicato l'impianto probatorio prodotto dal pubblico ministero sufficiente a superare il ragionevole dubbio che prevede l'articolo 533 del codice di procedura penale. Sulla base di che, questo lo leggeremo quando la sentenza sarà completa con tutte le varie motivazioni. E poi sentiremo che cosa pensa l'accusa. Credo che ragionevolmente la Corte abbia sposato in pieno la tesi dell'accusa. Lucio Molinaro, buonasera. L'avvocato Molinaro rappresenta la parte civile, cioè assiste le vittime, nella fattispecie la signora Anna di Giambattista, che è la madre di Simonetta. Allora, le voci prevalenti qui, non solo quella dell'avvocato difensore di Busco, che mi pare scontato, sono innocentiste, dicendo ma come si fa, ma non si può andare oltre il ragionevole dubbio, non solo perché non sono passati 21 anni, ma perché appunto chi sostiene l'innocenza di Busco dice che gli elementi sono fragili. La mia amica dice che i 3 litri di sangue, non crede alla storia della... Ma poi ci sarebbe voluta una perizia psichiatrica. Una persona che ammazza con 29 coltellate in quel modo, cioè in una maniera così violenta... E quante perizie dovremmo fare? Capito, tutti i delitti, caso... tutti i delitti passionali sono fatti a 30 sì, coltellate ogni volta, 30, caso, 40, chi 50. Chi ha ammazzato e ha dato quelle 29 coltellate era una persona che aveva una forma anche di quasi di odio ossessiva nei confronti, cosa che non mi sembra che Busco avesse nei confronti. No, avvocato, anche sì, lei? Sì, guardi, io non voglio correggere, rimettere le cose a posto perché c'è stato un processo. Alcune cose sono state chiarite, sfatate, sta storia delle pulizie, quelle sono notizie. È stato pulito pure il pianerottolo, ma l'avvocato. Sono notizie della prima parte, poi dopo si è stata con indagini più approfondite, è stata esclusa questa notizia che ha data lei, è stata esclusa perché non è risultata poi vera. Quel fatto della pulizia anche no, del pianerottolo? No, assolutamente no. C'è stata sicuramente una forma di aggiustamento. Il sangue è stato quasi tutto trovato sotto il corpo. Nel momento in cui l'hanno girata, quel sangue che ha perduto, tutto il resto del sangue, non è che dobbiamo rifare il processo qua, ma solo per una chiarezza verso chi ci ascolta, quel sangue che non è uscito, non è fuoriuscito e che rientra nei 3 litri di perdita che ha determinato Carella Prada, lui stesso poi in udienza ha ammesso, ha riferito che è rientrato nel corpo di Simonetta perché le altre 26 colpi di coltello o di tagliacarte sono avvenute quando lei era già morta. E quindi non c'è stata più la pressione del battito del cuore e quindi delle pulsioni per poter uscire e ha dichiarato, è lui il medico legale, che il resto del sangue che non si è trovato fuori stava nel corpo di Simonetta, era rientrato perché era
era stata colpita dopo l'avvenuto decesso, dopo la morte. Diciamo che questo per quello che possa valere. Più che essere rientrato, magari non è uscito. Buonasera, Federica Mondavi. L'avvocato Mondavi, sempre parte civile, assiste invece la sorella di Simonetta, Paola Cesaroni. E a proposito di Paola Cesaroni, stasera Paola Cesaroni ci ha scritto a porta una lettera che ha consegnato a Daniela Di Marzo. Sentiamola. Questa vuole essere la voce mia e della mia famiglia in un momento di grande dolore. Come ho già avuto modo di dire in una diversa occasione, il fatto di essere stati per tanti anni in silenzio nulla significa rispetto al dolore, alla sofferenza e nulla significa rispetto all'attenzione posta al processo, ma ancora prima alla lunga fase delle indagini. Lo stare in silenzio per tanto tempo ha rappresentato la scelta di vivere il dolore in intimità, evitando forse così di spettacolarizzare il grande dramma. Nonostante ciò, ringrazio comunque tutti quei giornalisti, cronisti, televisioni, carta stampata e lei per primo, che ogni volta, parlando del delitto di Via Poma, hanno voluto e vogliono ricordare Simonetta nella maniera giusta, per quello che era. Una ragazza straordinaria per la sua età, per la grande capacità di vivere in profondità e in onestà i sentimenti, in famiglia, tra gli amici, con il suo fidanzato e anche rispetto ai problemi del mondo. I 20 anni per noi sono stati lunghi, ma nel corso del tempo mai, dico mai, abbiamo perduto la fiducia nella procura che conduceva le indagini e mai abbiamo perso la speranza che si fosse trovato il colpevole. Oggi la sentenza di condanna di Raniero Busco ci conferma come le prove scientifiche di cui man mano venivamo a conoscenza erano tali e di tale importanza da convincere anche noi e tali da giustificare la riapertura del caso a distanza di tanti anni. La raccolta di prove, l'aver monitorato attentamente Busco, l'aver ricostruito la sua personalità con tutti gli elementi a suo carico, sono stato il frutto di tanto onesto lavoro svolto con tanta passione. Aver capito il significato delle parole scritte da Simona nelle lettere prodotte e l'aver compreso la persona di Simona attraverso quelle stesse lettere sono l'esempio di come, pur essendo le prove scientifiche assolutamente determinanti, non si debba mai trascurare nulla in vicende tanto drammatiche che solo apparentemente sono avvolte da chissà quale mistero. Per questo ringraziamo gli inquirenti tutti ed in particolare pubblicamente il dottor Cavallone e la dottoressa Calò. Oggi il nostro animo è sollevato rispetto al sapere che, con la determinazione della procura e di moderni strumenti a disposizione, per nessun delitto così atroce si debba mai abbandonare la speranza di arrivare alla verità. E questa è l'essenza di questa mia testimonianza rivolta a chi, come noi, continua a vivere nel proprio dolore, di non smettere mai di aver fiducia nella giustizia, mai. La ringrazio sinceramente, Paola Cesaroni. Avvocato Mondavi, voi avete chiesto un importante risarcimento di danni, 1 milione di euro per quanto patito, diciamo, insomma, con la perdita di Simonetta. Questa lettera è molto toccante e naturalmente trasmette i 20 anni di attesa, perché è giusto evidentemente che adesso stasera è stato indicato Raniero Busco come colpevole, ma insomma non lo sarà fino a sentenza definitiva, è giusto che la famiglia aspetti la condanna. Ma davvero voi credete che queste prove siano così inoppugnabili, come dice, e la capisco e condivido, come dice la sorella di Simonetta? Ma guardi, dottore, io credo una cosa forse che è stata anche affrontata dalla sorella di Simonetta in questa lettera, e cioè che questo processo è un processo davvero complesso. Chiaramente le cose che più facilmente emergono sono quelle dell'importanza delle prove scientifiche, no? Perché è chiaro che a distanza di 20 anni, con gli strumenti a nostra disposizione, si è potuto arrivare a dei risultati importanti. Però ci sono tanti elementi, ma le dico, dottore, davvero tanti, che sono immersi nel dibattimento, che ahimè, e questo è un po' un rammarico, che forse la famiglia nella carta stampata poco sono emersi, perché erano elementi che solo apparentemente potevano sembrare futili o di contorno, ma che hanno contribuito per arrivare poi a questa sentenza. Uno di questi elementi sono le parole di Simonetta. È uno di quei processi dove chi non c'è più in realtà è stata dentro il suo stesso processo. Cioè, che cosa ha detto Simonetta? Nelle lettere di Simonetta, le lettere che Simonetta scrive a Babbo Natale, le lettere che Simonetta scrive alla sua amica Donatella, Simonetta racconta il rapporto che ha con Raniero Busco, ed è un rapporto problematico, ma non problematico come
si è voluto anche far intendere, di giovani di 20 anni. Problematico dove Simonetta, che peraltro è una ragazza, abbiamo avuto modo di dimostrare in dibattimento, che parla dei problemi del mondo a 17 anni, quindi consapevole dell'importanza dei sentimenti e onesta rispetto ai sentimenti che prova, è un rapporto dove sono dette parole forti. Ecco, scusi, ma un rapporto conflittuale basta giustificare il delitto? Non basta, ma sicuramente una relazione sbagliata, e questo non lo dico io, ma lo dicono gli esperti, può essere alla base di un raptus. E se poi a questa relazione sbagliata, che dura nel tempo, dove c'è un rapporto, da una parte un rapporto desideroso di amore, dall'altra un rapporto sessuale, forse anche esageratamente sessuale. Guarda, io ho fatto l'avvocato del diavolo con Franca Rosini, che mi sentite, e faccio l'avvocato del diavolo, certo, anche con lei, colpevolista. Deve. Ma con queste premesse è chiaro che tutto questo può far al massimo, e anche in maniera piuttosto labile, sospettare una persona, poi per mandarla in carcere per 24 anni ci vogliono le prove. E ci vogliono, insomma, le prove scientifiche. Se a tutto questo noi aggiungiamo che in quella stanza c'è stato, è stato ritrovato soltanto il DNA di Raniero Busco, ed attenzione, perché 20 anni fa, quando gli strumenti non erano come oggi, anche allora ci fu la traccia di un DNA che poi a distanza di 20 anni, con gli strumenti di oggi, si è capito che per una mera coincidenza, ma non l'unica, se vuole poi ne parliamo di altre coincidenze, si è dimostrato che quella traccia scoperta 20 anni fa era quella... Era compatibile? Poi, no, non propriamente. Avvocato, come la mettiamo con la storia del DNA? Ma io ritengo che qui ci sia parecchia confusione. Ma tanta, però. Tanto per chiarire un attimino, quando parliamo di DNA si parla di attribuzione o di esclusione, non si parla di compatibilità. Parlare di compatibilità del DNA è come parlare di compatibilità dei codici fiscali. Io e lei abbiamo lo stesso codice fiscale, basta modificare una lettera o un numero, nasciamo in tempi diversi, nasciamo in città diverse, o siamo maschi, certo, o femmine. Il DNA o è, eccetera, o non è. O è o non è. La compatibilità si può ritrovare invece nel gruppo sanguigno. Era uguale a quello di Simonetta. Il gruppo sanguigno. No, no, ma no. Il DNA, scusi, era di Raniero Busco? No. 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 Il DNA di Raniero Busco era semplicemente presente in 3 tracce, in picogrammi, sul corpetto e sul reggiseno, non bene identificato, se sul corpetto o sul reggiseno. Cioè, comunque, nella su un indumento intimo. Nella stanza, su un indumento intimo. Se mi consente di chiudere, prego, un attimino il discorso. Quando noi parliamo di compatibilità, parliamo di compatibilità di gruppi. Allora il problema è, noi dobbiamo distinguere 2 situazioni: il sangue all'esterno della porta e il sangue all'interno della porta. Sul sangue all'esterno della porta inizialmente fu rilevato un gruppo 0, un gruppo 0 con il dico alfa 4.4. Era il gruppo 0 di Simonetta Cesaroni, il dico alfa era quello di Simonetta, ed era anche, chissà per quale combinazione, il gruppo e il dico alfa di Busco. Ora, con i mezzi del 90, non si poteva andare a scindere 2 gruppi diversi ed individuare quelli di Busco e quelli di Simonetta. Con i mezzi del 2008 questo si può fare. Ora, abbiamo isolato il DNA, cioè abbiamo isolato il sangue di Simonetta, e abbiamo isolato un altro sangue di gruppo 0 con dico alfa 4.4 che è stato esaminato, è stato fatto il DNA, e siamo arrivati a quel concetto di compatibilità che per DNA non esiste. E questo per quanto riguarda il sangue all'esterno. Sul sangue all'interno si è creata un'altra confusione, perché all'interno della porta c'erano delle macchie di sangue molto più vistose sulla porta e sulla maniglia. Bene, quel sangue analizzato nel 90 e successivamente nel 92, nel 90 su richiesta del dottor Catalani, nel 92 su richiesta del dottor Pizzuti, GIP, quel sangue è risultato essere di gruppo A, genotipo 1.1/4, attribuibile ad un individuo di sesso maschile. Quando nel processo è venuto fuori che la maniglia comunque, perché per la sua stessa definizione e destinazione è usata da tutti, ci poteva essere una commistione di DNA. Bene, la commistione del DNA lì non è stata esaminata, ma il gruppo sanguigno, quando io ho un gruppo sanguigno A che si mischia con un gruppo sanguigno 0, rimane gruppo sanguigno A. Il gruppo sanguigno non si modifica, e lì è un gruppo sanguigno A attribuibile ad un essere umano di sesso maschile. Questa è la situazione del sangue.
Sentiamo, questo per la chiarezza del progetto di compatibilità. In realtà ci hanno spiegato, e per questo dico che è stato un processo complesso, perché ci hanno spiegato i tecnici RIS che sono venuti più di un'udienza, che il gruppo sanguigno, così come individuato agli inizi delle indagini, quindi negli anni 90, è stato poi superato con l'accertamento del DNA, sul quale il pubblico ministero fa un esempio molto esemplificativo per far comprendere. Il DNA trovato è un codice fiscale, come quello di Raniero Busco, dove mancano due o tre lettere. Queste due o tre lettere mancanti fanno arrivare alla formula... Allora, è come nel caso del numero di telefono di Berlusconi, esatto, che stanno scritte da un'altra parte e poi uno lo ricostruisce, no, o mancano e potrebbero essere il DNA di un'altra persona. Attenzione, perché questo codice fiscale così trovato, che porta poi alla formula, quella non si può né escludere né affermare, ed è questo il motivo della formula, è perché mancano queste lettere. In realtà è stato confrontato non solo con tutti i soggetti di cui parlava la dottoressa, che possono avere attinenza agli ambienti, eccetera, è stato confrontato con i 33.000 soggetti nella banca dati, ma poi non solo, torniamo al discorso che le ho fatto, all'interno del processo ci sono tanti altri di quegli elementi che portano ad indurre, danno portato anche ad indurre la alcuni corte, che poi il codice fiscale. Ma intanto sentiamo un momento, dopo la sentenza che evidentemente ha avuto delle conseguenze di sollievo per la famiglia Cesaroni, ma di grande shock per i familiari di Raniero Busco, Vittorio Alabbate ha parlato con la mamma della moglie di Busco, la suocera. Sentiamo. Perché è stato condannato, secondo lei? Perché è stato condannato? La pena così severa. Il morto non è morto perché... Per giustificare anni di errori. Secondo me per giustificare anni di errori. In vent'anni. La dentatura di una persona... Io non sono esperta perché penso che cambia un pochettino. Lei però lo conosce? È la madre di Roberta? Loro hanno detto che il morto l'hanno visto da una foto... Delle foto. Come hanno fatto a dire dalle foto che quello era un morto? Solamente due puntini sopra. Quello era un morto. Hanno preso la distanza del mollettone dei capelli, era uguale, identica ai buchettini che c'aveva sul seno la ragazza. Come fanno a dire che è un morso? Come? Signora, adesso però Raniero ha bisogno del vostro sostegno, Roberta. Ha bisogno di tutto, Raniero, di tutto. Ci sarà un appello. Perché lui, oltre che soffre più chi è innocente, perché chi è innocente lo sa che è innocente. E questa è una sofferenza inumana, inumana. La giustizia non è uguale per tutti, ragazzi, non è uguale per tutti, perché qui la giustizia è morta per noi. Signora, ma non ve la morta. Non ve la no, perché lui è innocente, la madre l'ha visto sotto casa, il fratello è arrivato alle 5:15 e stava lì a lavorare sulla macchina. L'hanno visto delle testimonie non creduti, perché non sono state credute queste testimonie che hanno parlato, che l'hanno visto lì? Tutti falsi, ma chi è falso? Chi è che se ne va a esporre a dire una cosa falsa? I testimoni tutti falsi. È un processo questo che l'hanno voluto, non lo so, hanno voluto condannare mio genero, ma lui è innocente. Comunque non è finita qui perché c'è l'appello poi. Sono fiera di avere mio genero Busco Raniero, perché è una bravissima persona e non ha fatto mai del male a nessuno. Buonasera, Michele Giuttari. Buonasera. Lo conoscete, è stato spesso ospite di Michele Giuttari, già è stato un investigatore importante, adesso uno scrittore di successo. Il suo ultimo libro pubblicato da Rizzoli, Le rose nere di Firenze, colpito il commissario Ferrara. Commissario Ferrara, qua furono fatti un po' di errori all'inizio della storia, dal punto di vista investigativo. Poi si è cercato di mettere riparo, poi la scienza ha dato una mano, ma insomma, lei che avrebbe fatto? Ma guardi, la scienza sicuramente ha fornito, anche se a distanza di anni, un contributo a mio giudizio importante, però ritengo che in un processo, per una condanna al di là di ogni ragionevole dubbio, occorra qualcosa di più. Ecco, bisognerebbe a mio giudizio raccogliere elementi anche con le tecniche investigative tradizionali, con le quali vanno coniugati risultati scientifici, sicuramente. Questa è, diciamo, un'attività investigativa classica che può portare a un buon processo. In questo caso, da osservatore esterno, senza conoscere quindi tutti quei dettagli, tutti quei particolari importanti che ho sentito poc'anzi nominare, ma mi sembra che la sentenza si sia basata
soltanto su una prova scientifica. Ora, la prova scientifica è una prova, a mio giudizio, insufficiente. Insufficiente perché non ti può dare una certezza. La scienza è sempre opinabile, ti può dare una compatibilità, e credo che si parli di compatibilità nel processo. Quindi accertare la colpevolezza di una persona, soprattutto a distanza di oltre 21 anni, sulla base soltanto di questi elementi, ecco, da ex investigatore e oggi da avvocato penalista, mi sembra piuttosto fragile, inconcepibile. Ecco. Ugo Cubetto. E poi mi ha colpito tutto il discorso. Giornalista inviato di lungo corso, appena pubblicato con Mursia questo libro, Gialli italiani irrisolti, e ci sono 10 delitti, e tra questo c'è quello di via Poma. E allora, quando ti sei occupato di via Poma, avevi immaginato un epilogo di questo genere o no? No, decisamente direi di no. Soprattutto, forse anche proprio avendo affrontato tanti delitti irrisolti, in cui c'è una difficoltà oggettiva nell'arrivare a qualcosa di concreto, che poi si scopre anche che nelle parti finali può essere completamente ribaltato il giudizio. Cioè, parlo giusto per fare un esempio, i Bebawi, se vi ricordate, sono stati prima assolti e poi condannati a 22 anni quando oramai erano... Certo, in appello e in Cassazione può succedere di tutto. Quindi, succede di tutto, esattamente. Ma tu ti aspettavi una sentenza assolutoria? Sì, 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 direi proprio di sì. E soprattutto io trovo che questo processo è stato incardinato per molti anni su un certo tipo di situazione in cui Busco era completamente fuori. Dopodiché all'improvviso si è girato tutto, sono diventati tutti, ma lo saranno sicuramente, tutti innocenti, tutti fuori comunque dal gioco, tra virgolette, e entra Busco come protagonista principale, con una sentenza che... Per un processo così, durato per tanto tempo, indagini durate per tanto tempo, a me, devo dire da profano, non voglio fare il finto giudice o simili, ma 3 ore mi sembrano un po' pochine per decidere 24 anni di condanna. E allora vediamo un momento in questo servizio di Vittoriana Abate le tesi dell'accusa. Vediamo, quindi, su quale base è stato condannato. L'assassino di Simonetta non è un estraneo, ma l'amato Raniero. E questa è l'assoluta certezza del PM, Ilaria Calò, nel processo davanti alla terza corte d'assise di Roma contro Raniero Busco, unico imputato dell'omicidio di Simonetta Cesaroni. La ragazza conosceva il suo assassino e gli ha aperto volontariamente la porta. Negli uffici di via Poma, all'epoca sede degli ostelli della gioventù, non sono stati rilevati infatti segni di scasso o di forzature. Quel giorno tra Simonetta e Raniero era previsto un chiarimento. Nella lettera diario che aveva nel suo portafoglio, la giovane impiegata descrive infatti il tormentato rapporto con Raniero, in partenza da solo per le vacanze estive. L'omicidio, secondo l'accusa, è avvenuto in una stanza diversa da quella in cui lavorava Simonetta, quella del direttore Carboni. La ragazza si è appartata nell'unica stanza che aveva le tapparelle abbassate. Si è tolta le scarpe da sola, che infatti sono state slacciate e non sfilate, e le ha riposte ordinatamente in un angolo. Nella stanza non c'è nessun segno di colluttazione, secondo l'accusa. La vittima si è sbottonata da sola il corpetto di pizzo che indossava. Per il PM, all'approccio violento del fidanzato, cioè il morso sul seno sinistro, Simonetta prende il tagliacarte dalla scrivania. Con la mano destra Raniero glielo strappa e con l'altra le sferra un ceffone sul viso. La ragazza tramortita cade a terra ed il giovane, accecato dall'ira, la pugnala con lo stesso tagliacarte. 29 coltellate. Simonetta perde 3 litri di sangue, ma ha un'emorragia interna, quindi non c'è alcuna fuoriuscita ematica. Non è vero, secondo l'accusa, come invece si è sempre sostenuto nell'inchiesta, che qualcuno abbia ripulito l'ufficio. L'assassino si serve dei suoi abiti per pulirsi del sangue che ha addosso e non per pulire la stanza. La pubblica accusa ha sottolineato la puntualità, la frequenza con cui Simonetta si cambiava d'abito, anche diverse volte al giorno, le sue abitudini sessuali, del fatto che non assumesse anticoncezionali. Una questione irrilevante, secondo il PM, perché su questo Simonetta aveva mentito a Raniero, convinto invece che lei assumesse la pillola.
In realtà la ragazza aspettava solo l'inizio del ciclo per prenderla. E quel 7 agosto era il 26esimo giorno del suo ciclo. L'attesa e la tensione dunque erano più forti per la paura di una gravidanza. L'accusa ha puntato anche sul rapporto tra i due fidanzati, lei innamoratissima, lui meno. Raniero infine non ha un alibi, anche se ha cercato di costruirsene uno. È suo il DNA sul corpetto e sul reggiseno, sua la traccia dell'arcata dentaria sul seno sinistro della vittima ed è un mix ematico tra i due fidanzati quello trovato sul tassello della porta. Raniero Busco ha ucciso Simonetta Cesaroni, secondo l'accusa, e lo ha fatto con crudeltà. Per uccidere la ragazza bastavano 3 delle lesioni provocate, quelle al cuore, al polmone e alla aorta. Tutte le altre nel resto del corpo sono solo sevizie. Avvocato, è vero che il morso porta l'impronta di Raniero Busco? Questo è stato sostenuto, ma a mio parere penso che sia una cosa impossibile da determinare. A mio parere loro hanno invertito il modo di procedere alla perizia. Prima hanno individuato l'arcata di Busco e poi hanno adattato le misure del presunto morso a questa arcata. Che sia morso non credo proprio, perché le dimensioni ad occhio ci dicono che morso non può essere, o comunque se morso è non può essere dato con incisivi in quel modo, non può interessare i due canini inferiori, non può interessare, ma deve essere semplicemente, se morso è, un morso laterale, non un morso centrale. Questa è la prima cosa. È vero che Raniero non aveva un alibi? Non aveva un alibi. Ma non l'hanno cercato. E questo fa parte di altre leggende metropolitane. Il discorso è questo, l'alibi non gli fu chiesto. O se gli fu chiesto, non fu trascritto. Perché il verbale, l'unico verbale che noi abbiamo dell'interrogatorio di Busco del giorno 8 mattina alle 6.30 riporta 4 righe di verbale, non di più, e di alibi non se ne parla proprio. Viene risentito nel pomeriggio del giorno 8 e non c'è verbale, non c'è traccia. Ma lui ce l'ha o non ce l'ha? Lui ce l'ha l'alibi. L'alibi gli viene fornito dalla Di Giacomo, dalla Perucchini, che dicono di averlo visto lì a lavorare su una macchina, cosa che lui faceva regolarmente, abitudinariamente, perché è meccanico, aveva questa specie di garage a casa che utilizzava per fare delle piccole riparazioni a macchine e motorini. E Bala Di Giacomo e la Perucchini vengono considerati inattendibili sulla scorta. Aspetti un momento, perché Vittoriano Abate l'anno scorso, il 24 aprile, lo chiese proprio a Busco. Qual è il tuo alibi? Gli chiese. Sentiamo che cosa lui le rispose. Quando aveva incontrato Simonetta l'ultima volta? Io l'ho vista il lunedì precedente. Era stato un incontro così fugace di 20 minuti. Cioè quanti giorni prima dell'omicidio? Il giorno prima, lunedì. Posso chiedere di ricostruire quella giornata, la giornata del 7 agosto, in particolare quel pomeriggio? Guardi, io dai miei ricordi, anche poi aiutato dai miei parenti, io quel pomeriggio ero a casa, noi avevamo un locale adibito ad officina dove facevamo piccoli lavoretti e quel giorno stavo riparando la macchina di mio fratello Paolo. Poi normalmente, quindi quasi è un'abitudine, a una certa ora uscivo, insomma dopo finiti i lavori uscivo e andavo a questo bar dove c'era il punto di ritrovo con tutti i miei amici, diciamo la comitiva. Questo bar intorno a che ora l'avrebbe raggiunto? Intorno verso le 7, 7:30, diciamo, anche perché prima normalmente chi lavorava o meno non c'era nessuno, quindi di solito l'orario erano quelli 7, 7:30. Quindi 7, 7:30 lei ha raggiunto il bar? Sì. Ho incontrato degli amici, vabbè, adesso non ricordo chi c'era. Ma però che hanno confermato una volta sentiti incontro. Sì. Raniero, nel corso del primo interrogatorio, quello dell'8 agosto, le è stato chiesto di fornire l'alibi? Sicuramente sì. Certamente. Il problema della crimine risulta che non è stato verbalizzato. Gli inquirenti hanno verificato il suo alibi? Certamente. Sono delle persone che mi hanno visto. Insomma, lei l'alibi ce l'ha? Sì. Assolutamente sì. Secondo la procura il suo alibi è incerto, perché Simone Palombi avrebbe smentito il fatto di aver aggiustato con lei quel pomeriggio nell'officina il suo motorino. Io non ho mai parlato di motorino. Io a distanza di 17 anni ho detto che mi ricordavo di essere stato con Simone.
basta. Ma sicuramente è stato fatto un errore di confusione con il giorno. Perché questo le è stato chiesto 17 anni, anni dopo. Dopo, esatto. Ma lei quel giorno è stato con Simone? Sì, ci siamo visti la sera al bar sul tardi, dove ci frequentavamo di solito. Nel 2007 i test dicono che la saliva sul corpetto di Simonetta Cesaroni appartiene a lei. Come se lo spiega? Essendo io il ragazzo, penso sia una cosa normalissima. Non c'è sorpreso di questo, di questo esito come, del DNA? Che ne so, venire a casa mia e trovare il mio dannato e gli indumenti di mia moglie. Penso sia una cosa normalissima. Altro indizio, il morso sul seno sinistro di Simonetta. Morso che sembra compatibile con la sua arcata dentaria. Potrà anche essere compatibile, però io non sono stato io a dare quel morso, assolutamente. Sono i nostri tecnici che stanno valutando, comunque non, io non sono stato. Altro indizio, il sangue ritrovato sulla porta, che sarebbe compatibile con il suo e non con quello degli altri 31 sospettati. Ma quando è stato portato in questura e sono state riscontrate delle lesioni, dei tagli da cui poter fare evidentemente risalire la perdita di sangue? Assolutamente. Delle chimosi, dei graffi? Niente. Avvocato, pare che Simonetta si cambiasse piuttosto frequentemente, quindi anche la biancheria. Come mai ci sono rimaste queste tracce di saliva? Se, essendo il ragazzo anche con un rapporto complesso e a quanto pare piuttosto in freddo, sono state trovate quel giorno. Quindi significa da quanto tempo Simonetta avrebbe portato quel corpetto? Ma dunque, anche qui bisogna distinguere, perché una cosa è il corpetto e una cosa è il reggiseno. Il corpetto non ha partecipato all'azione omicidiaria. Dunque il corpetto non può avere subito il morso, la saliva, se è stato infetto in quel momento. Il corpetto era staccato dal corpo di Simonetta. Allora, siccome non abbiamo la certezza della posizione di queste macchie, questo è il primo discorso. Il secondo discorso, quando parliamo di pulizia, la pulizia non esclude che un capo come il reggiseno, un capo come il corpetto, possa essere utilizzato più di una volta. Questo in linea di massima. La seconda considerazione è questa, che... E lo dicono i tecnici del pubblico ministero, che un lavaggio rapido a mano di un capo come il reggiseno lascia praticamente inalterato il materiale genetico, se il materiale genetico è quello della saliva o quello del suo. Lo dicono loro. Ora noi, io in particolare ho fatto una domanda alla signora Di Giambattista in ordine proprio a questa situazione. La signora non è stata in grado di dirmi se Simonetta avesse indossato il capo pulito o se era stato reindossato. Posso dire una cosa? Due. Quando ho chiesto le sue abitudini, dice noi avevamo tanta biancheria a casa e di solito io mandavo avanti la lavatrice anche due al giorno. Cioè, però, quando mi capitava qualche capo così, lo lavavo a mano. Ora, noi abbiamo tante ipotesi. Primo, diciamo, corpetto e reggiseno indossati più di una volta, diciamo due. Secondo, il corpetto indossato pulito ma lavato a mano. Posso chiedere una cosa all'avvocato? Ma come sono stati conservati corpetto e reggiseno? Sono stati conservati in due buste separate o in un'unica busta? Ripete, lì, se fosse un processo all'americana, questa prova non sarebbe non neanche messa. Perché? Perché gli elementi erano tra di loro mischiati e pigiati, corpetto, reggiseno e calzini, insieme. In una stessa busta, in una stessa busta di plastica schiacciata, senza sigilli, senza elementi di identificazione. Tutto messo in una busta di carta che legava l'iscrizione Istituto di Anatomia e basta. Anche quella senza sigilli. Io riprendo questi indumenti dopo 14 anni, non essendo sigillati, chi mi dà la certezza che non abbia avuto delle manomissioni? E poi le volevo chiedere un'altra cosa. Un momento solo, scusate, l'avvocato Mondavi. Dottore, una precisazione su questa ultima argomentazione. I tecnici ci hanno spiegato in aula che il DNA non trasmiga, non si sposta, non cammina, per semplificare il concetto, e a conferma di questo... C'è stata un'analisi fatta sui calzini, che pure erano a contatto con il corpetto e con il reggiseno, e su quei calzini
quel DNA che è stato trovato sul corpetto e sul reggiseno non è stato trovato. Questo è elemento importante, perché capito, tecnicamente, perché questo torniamo al discorso... Avvocato, ma perché i reperti si conservano separati? Perché ha una sua logica il fatto che ogni capo deve essere isolato dall'altro, però, perché comunque contaminazioni di altro genere sono possibili. Però tecnicamente... Di altro genere, ma non di DNA. Non di DNA, ci hanno spiegato che il DNA non può spostarsi. Il pubblico ministero in questo è stato straordinario, ci faceva proprio, semplificava concetti complessi di cui ci rendiamo conto di quanta complessità, non cammina il DNA. Quindi se il DNA che stava sul corpetto e stava anche sul reggiseno, secondo questo concetto sarebbe dovuto arrivare ai calzettoni, che pure erano confezionati e tenuti nella stessa busta. Ebbene, non c'è. Avvocato Molinaro? Posso interloquire? Sì, brevemente, per favore, perché volevo sentire un momento Molinaro. Sì, che intervenga pure io su questo in un dibattito che sta diventando su questo argomento, se mi consente. Tutte le considerazioni che state facendo le posso anche condividere, ma tu devi essere testimone che questo processo si è svolto nella maggiore possibilità di completezza di dibattito e che è vero che la prova scientifica è stata l'inizio di questo processo, ma è vero pure che questo processo ha fatto venire fuori una serie di contraddizioni da parte vostra e una serie di verità da parte del pubblico ministero che nel loro complesso hanno indotto e convinto il collegio a emettere una sentenza di condanna. Se ci fermiamo, noi poi che siamo, non voglio certamente né offendere né riferirmi a nessuno, se ci fermiamo esclusivamente sulle prove scientifiche, ci vorrebbe un esperto di prove scientifiche. Io vi dico che dopo 23 udienze è stato fatto un dibattito di contrasti, di prove, controprove, di contraddizioni, per cui piano piano questo processo è nato con il grande dubbio. Mai è stato prima indagato Raniero Busco. Dopo il ritrovamento degli indumenti avvenuti in una trasmissione da parte mia mentre partecipava a una trasmissione diretta dalla dottoressa Leusini, casualmente, perché io seguendo sempre con attenzione gli eventi che riguardavano quel delitto così terribile, ho avuto questa idea, questa intuizione di chiedere al professor Carella Prada come mai sui giornali scrivevano ancora che Simonetta era nuda. E invece lui mi ha detto gli indumenti ce l'ho io. Che cosa è successo in quella trasmissione? In quella trasmissione ho avuto ospite il professor Carella Prada, che tu sai che è un professore che non va da nessuna parte, e anzitutto ha spiegato la dinamica del delitto, cioè come secondo lui si sia verificata la sequenza. Cioè, lui ha parlato appunto di uno schiaffo violento che certamente ha avuto Simonetta, tant'è che c'era una traccia sul volto, schiaffone che potrebbe averla stordita. Lui ha detto che, a proposito di questi indumenti, che io gli ho chiesto se... Ma Simonetta si era già spogliata. Ecco, è quello che stavo per dirti, insomma. Ho chiesto se appunto le coltellate... Anzitutto lui ha parlato certamente di tagliacarte, perché il coltello ha, il tagliacarte non ha una progressione di lama... È una lama costante, quindi certamente lui ha parlato di un tagliacarte, quindi che corrispondeva a quel tipo e di lei, ferite. La ragazza era certamente spogliata, perché se fosse stata vestita ci sarebbero state all'interno delle ferite dei è un contrasto nato all'inizio di un rapporto. Però o all'inizio, oppure lei poteva anche essere stata stordita da chi, che sia Busco o altri, con questo schiaffo potrebbe averle fatto perdere i sensi. Non solo, ma il reggiseno era... Dico, ma per un contrasto avvenuto durante questo rapporto, perché se si è spogliate evidentemente non stavano litigando. Prima, poteva essere avvenuto prima. No, certo, io dico, allora non sto parlando della consumazione del rapporto, sto dicendo, se una ragazza si spoglia, evidentemente non ha litigato ancora con il suo... Potrebbe essere stata spogliata da chi a un certo punto... E questo non si è mai capito? Non si è mai capito, poi il reggiseno lei ce l'aveva... Ha spogliato prima o dopo il delitto? Prima del delitto, il reggiseno ce l'aveva appunto sotto il seno,
e il corpettino, diciamo, il toppino era arrotolato sull'addome, insomma. Quindi il questa era la posizione. Il dottore non era propriamente sotto il seno, il reggiseno. Vogliamo sentire un momento, scusate, la tesi della difesa e poi interviene anche lei, Vittoriana Abate. Raniero Busco è innocente. La difesa smonta l'impianto accusatorio partendo dall'ora del delitto. Se la si colloca tra le 17.50 e le 18.30, sostiene l'avvocato Paolo Loria, considerando come limite ultimo una telefonata fatta da Simonetta poco dopo le 17, Raniero Busco non poteva trovarsi in via Poma. Alle 19 era infatti al bar Portici di Morena. Considerata la dinamica del delitto, con l'entrata negli uffici, il presunto litigio, i colpi, la pulizia del sangue, Busco non poteva assolutamente essere sul luogo dell'omicidio. Se l'ora del delitto invece si sposta prima delle 17, allora quella telefonata non può essere fatta da Simonetta, ma da un'altra donna presente in quegli uffici. L'accusa ha descritto l'imputato come una persona bugiarda che ha fornito un alibi falso. Eppure nessuno degli investigatori ha mai chiesto l'alibi a Busco, che quel 7 agosto viene prelevato dal lavoro alle 3 del mattino. Solo nel 2004, dopo 14 anni, a Raniero viene chiesto dove si trovasse quel pomeriggio. E lui ha sempre risposto in forma dubitativa, con un "se non ricordo male". Le indagini sul DNA sono inconcludenti per la difesa e non hanno alcuna valenza scientifica. Il difensore di Busco punta sui dubbi del medico che svolse l'autopsia sulla ferita sul capezzolo di Simonetta, nel definire il morso sul seno compatibile con l'arcata dentaria di Busco. La difesa ha definito omertà collettiva l'atteggiamento di coloro che hanno avuto rapporti di lavoro con Simonetta. Un totale disinteresse nei suoi confronti, quasi per cancellare rapidamente l'immagine della ragazza dalla loro vita. Il riferimento è a Salvatore Volponi, datore di lavoro della giovane impiegata, che sostiene di non essere mai stato in via Poma prima della sera del delitto, mentre i portieri lo smentiscono dal primo momento. Altri dubbi sulla figura dell'ex portiere Pietrino Vanacore. Che lui abbia avuto un ruolo è certo, sostiene il difensore di Busco. Vanacore descrive la posizione del cadavere, ma nessuno dei poliziotti l'ha mai visto negli uffici quella notte. Raniero Valle, buonasera. Raniero Valle è figlio di Cesare Valle, l'architetto Cesare Valle. Avvocato però, non architetto. Cesare Valle? No, Cesare Valle è architetto. Sì. Hai detto Raniero Valle? No, ho detto Cesare Valle è architetto. Ho detto figlio dell'architetto Cesare Valle, lei è avvocato. Sì. Ecco. E suo figlio è stato a lungo sospettato. È stato scagionato nel 2005, ma da quanto, in quale momento è stato coinvolto nell'inchiesta? Più o meno circa un anno dopo che era stato commesso il delitto, mi sembra che fosse febbraio del 91. Quindi si è tenuta sta croce addosso per 14 anni? No, 4 anni, perché lui non ha avuto il processo, c'era stata la richiesta di rinvio a giudizio che si è portata avanti fino alla Cassazione, poi la Cassazione anche ha detto che non c'erano gli estremi e quindi nel 2005 fu definitivamente scagionato. Che idea si è fatta di questa storia? Guardi, l'idea è molto complessa, molto vasta. Io quello che le posso dire, ecco, mi attengo un po' a quello che ha detto Federico quando l'ho sentito oggi, perché noi abbiamo sperato per anni che potesse arrivare il giorno in cui la giustizia avesse individuato il colpevole, però oggi l'ho sentito e lui mi ha detto speriamo che non sia stato commesso un errore, perché anche per come ho sentito un po' tutti, una sentenza certamente c'è stata di primo grado, però ci sono sicuramente dei margini di dubbio su questa sentenza, non fosse altro anche perché ho sentito che in effetti 3 ore è un tempo relativamente breve. Quello che io temo è che, come il nostro ordinamento, che è difforme da quello americano, dove i giurati sono assolutamente isolati quando devono prendere queste decisioni, forse i nostri giurati è possibile che si lasciano molto condizionare da quello che leggono, che sentono, e quindi quando vanno poi a prendere decisioni già siano abbastanza influenzati. Buonasera, l'avvocato Antonio De Vita. Buonasera. L'avvocato De Vita era difensore del personaggio più misterioso di questa storia, Pietrino Vanacore,
che si è suicidato il 9 marzo del 2010, aveva evidentemente un peso. Quale peso? Ne parliamo dopo due minuti di interruzione. Allora, abbiamo detto prima della pubblicità che il 9 marzo dell'anno scorso Pietrino Vanacoli, il portiere dello stabile, si suicidò. Si suicidò e si è parlato molto dello stress al quale era stato sottoposto per tanto tempo, era stato sottoposto per 20 anni. Vediamo questo servizio di Daniela Di Marzo e cerchiamo di capire, proprio nella serata in cui una giuria, un collegio di Corte d'Assise ha ritenuto di individuare un colpevole, quante cose ancora non chiarite ci sono sul ruolo di Vanacore. Qualcuno lo ha definito la seconda vittima di Via Poma, ma c'è chi non ha mai smesso di guardarlo con sospetto, anche se dichiarato innocente, anche dopo la sua morte. Quel che è certo è che l'omicidio di Simonetta Cesaroni segna irrevocabilmente la vita di Pietrino Vanacore, il custode dello stabile violato dal killer per uccidere nell'agosto del 90. Entra subito in scena il portiere, diventando il sospettato numero uno, viene arrestato, ma le accuse cadono una dopo l'altra fino alla Cassazione nel 95. Sembra finita, ma non è così. Lascia Roma, Pietrino si rifugia nella sua Puglia, ma anche lì non riesce a scrollarsi di dosso il sospetto. È il 2008 quando gli investigatori tornano a frugare nella sua vita. Viene accusato di favoreggiamento, si perquisisce la sua casa di Monacizzo, si cerca un'agendina finita per errore fra gli effetti restituiti ai familiari di Simonetta. È un altro buco nell'acqua, ma si continua a dubitare. In aula il pubblico ministero Calò parla di un depistaggio attuato con la moglie Giuseppa De Luca durato 20 anni. Per l'accusa fu Vanacore il primo ad entrare nell'ufficio con la porta socchiusa e a trovare il corpo di Simonetta. Il portiere avrebbe allertato 3 persone, ma non la polizia, e con le chiavi di riserva sarebbe andato via chiudendo la porta d'ingresso, dimenticando all'interno la sua agendina rossa. Ipotesi sempre smentite da Vanacore, che pur riconosciuto innocente ha preferito andarsene per sempre, portando con sé anche i suoi misteri. Non ce l'ha fatta ad affrontare di nuovo il clamore, le domande, i troppi sospetti che continuavano a gravare su di lui. Così, la mattina del 9 marzo scorso, alla vigilia della sua chiamata sul banco dei testimoni, decide che può bastare e annega se stesso e i suoi fantasmi nel mare di Taranto. In 3 biglietti scritti di suo pugno, stabilito una perizia, spiega il motivo del suo gesto. 20 anni di martirio senza colpe e di sofferenza portano al suicidio. Muore annegato Vanacore, senza aver ingurgitato veleni o farmaci come sospettato nei primi momenti. L'ipotesi di istigazione al suicidio verrà presto richiesta dalla procura di Taranto. Forse era davvero troppo, forse, sibila qualcuno, Pietrino non riusciva più a sopportare il peso di una verità negata per troppi anni. Di certo era molto amareggiato per la convocazione al processo. Rimangono le sue parole, ma anche i suoi silenzi. Che Vanacore abbia avuto un ruolo è certo, ha ripetuto in aula Paolo Loria, il difensore di Busco. Il portiere descrive la posizione del cadavere, ma nessuno dei poliziotti intervenuto l'ha visto negli uffici. Tutti i morti vanno rispettati, dice, ma non le loro azioni. Lui ha reso più difficili le indagini perché non ha mai collaborato. In aula è la moglie di Vanacore, Giuseppa De Luca, a pescare nella memoria ricordi di quel lontano 1990. Nega di aver esitato nel dare le chiavi alla polizia e ricorda: quel giorno in via Poma ho visto uscire di casa una persona bionda, ma non un giovane. Ero seduta sul bordo della vasca nel giardino, mi sono distratta un attimo e nel rigirarmi ho visto uno di spalle. Mi è sembrato non un giovane, ma un uomo di una certa età. Aveva una busta nera in mano. E oggi, dopo la sentenza, la moglie ha detto: noi vivremo sempre nel dolore. Non ha commentato direttamente la condanna di Busco, ma dice: sapeste che cosa abbiamo passato noi per 20 anni? Tu sei sempre convinta che Vanacore sapesse? Io penso di sì. Cioè, sapesse penso chi è l'autore del delitto? Penso che lui sapesse molto più di quanto non abbia detto. Penso che fosse assolutamente estraneo all'atto del delitto, che sapesse, e probabilmente, per carità, insomma, mi assumo la responsabilità di quello che dico, ma insomma è molto strano questo suicidio che si è verificato alla vigilia di una, così, di una testimonianza, guarda, un lapsus, di una testimonianza che probabilmente per lui era molto pesante. Probabilmente lui non reggeva la verità e forse neanche la menzogna. Ecco, questo. Anche lei è convinto che Vanacore abbia avuto un ruolo? Ma sicuramente, l'ho sostenuto anche durante la mia discussione. Ma quale ruolo? Ma il ruolo io lo posso ipotizzare, ma con le ipotesi non posso andare lontano, evidentemente. Certamente non è il ruolo che è stato descritto dal pubblico ministero, anche perché, diciamo, è facile fare un'ipotesi di questo genere, senza spiegare che cosa che ha preceduto la scoperta e cosa che ha seguito le telefonate.
Io avrei voluto sapere prima perché stava sulle scale a quell'ora, quando tutti stanno a casa a riposare e i portieri certamente non si ammazzano di lavoro fuori orario, perché la palazzina era vuota. Secondo, l'esito delle telefonate. Qualcuno ha risposto? Se ha risposto, cosa ha detto? L'avvocato, scusami, sta parlando di due telefonate che sono partite dagli uffici di Via Poma, una intorno alle 20:30 e una intorno alle 11. Cioè praticamente queste telefonate prima sono dirette a ritracciare il Caracciolo, che era il presidente degli ospedali. Chi le ha fatte queste telefonate? Sono partite da Via Poma, è una voce maschile, ha risposto la moglie del factotum. E, insomma, sono partite dall'ufficio. Chi una voce maschile anonima? Una voce maschile, lei ha detto non posso dire che sia vano, se fosse Vanacore o meno, ma insistevano per parlare con Caracciolo, che poi non aveva il telefono, perché il factotum era in portineria. Cioè, perché? Da chi, sono, chi c'era al telefono? Chi era in casa insomma, in quell'appartamento di Via Poma? Insomma, voi sospettate che sia stato Vanacore a fare quella... Alle 20 e alle 23 chi c'era? C'è anche il giallo dell'agendina telefonica, che non è proprio da poco, che tutta questa vicenda non ha mai spiegato, peraltro. Ritrovata tra gli oggetti della vittima. Voglio dire... Qualche giorno dopo riconsegnata per errore alla famiglia della vittima, riconosciuta come appartenente a Vanacore, ma era tra gli oggetti che quella sera sono stati rinvenuti sulla scena del crimine e ricondotti presumibilmente a Simonetta, ma quell'agendina non era la sua. Era di Vanacore. Avvocato De Vita, vede i casi della vita, proprio la sera in cui viene condannato un uomo a 24 anni, tutti quanti tornano a Pietrino Vanacore. Lui sapeva, lui ha telefonato o può aver telefonato quella sera. Se non fosse una tragedia, io direi che mi viene da ridere. A me no. Dopo 20 anni che una persona dice di non sapere nulla, dopo che è stato prosciolto, e se avessero avuto qualcosa da dire, hanno avuto 20 anni per dirla, ma ci sono stati, e qui c'è anche il buon avvocato Valle, che è sodale di certe tragedie, ci sono stati 2 anni e 3 anni di sofferenze legate ad indagini. Tutte quante queste cose sono state, e qui l'ho detto anche in questo luogo in un'altra trasmissione, sono state esaminate, sviscerate. Se ci fosse stata una sola di queste possibilità e uno solo di questi dubbi che non avesse trovato risposta nella sede giusta, che è il processo dove è stato prosciolto, non qui dove si fa pettegolezzo da bar. Questo è un pettegolezzo da bar. Cadorna dovrebbe sfondare sulla Bainzizza. Se io fossi lui andrei sul Piave e non sul Tagliamento. Ve li ricordate questi discorsi? Guerra 15-18. Ancora siamo fermi a quello. Avvocato Valle, lei non ha conosciuto mai Simonetta no. Cesaroni, perché frequentava tra l'altro Simonetta poco l'ufficio di Via Poma. Ho detto che era venuta solo 2 o 3 volte. Ecco, però le conosceva bene Vanacore. Sì, Vanacore lo conoscevo come tutti i condomini, chiaramente. Esattamente. Secondo lei si è portato nella tomba qualche segreto? No, secondo me Vanacore era esasperato della situazione che si era creata, che, come diceva il collega, lui continuava a dire delle cose, però c'era sempre quest'alea di sospetto. Non lo conoscevo benissimo, ma credo che avesse un carattere tale per cui alla fine questa cosa l'ha distrutto. Cubeddu e poi anche il commissario Giuttari, non lo chiamo commissario Fontana. Ma insomma. Io volevo lanciare un'ipotesi che a me ha sempre molto inquietato, ed è la vicenda delle coltellate. 29 coltellate sono una marea e per giunta... non sono le coltellate, sono anche localizzate in diverse parti del corpo. Sono una marea, ma sono frequenti nei delitti. Sono frequenti nei delitti. Si chiede sempre, ma perché bastano 1, 2, 3, 4, 5? No, certo, sempre 1, 20, certo. 30, 40. Però è la distribuzione che a me in qualche modo lascia inquieto. Non solo, ma mi domando come mai non si sia pensato di... verificare un minimo delle persone indagate o comunque sospettate, di valutare un po' meglio quale fosse l'aspetto caratteriale di queste persone, di qualcuno che viene indotto a infierire in quel modo, che non è il litigio tra fidanzato e fidanzata, è qualcosa che va ampiamente al di là
Quindi, e non è soltanto uno scoppio d'ira, perché se lo scoppio d'ira può essere alcuni colpi, ma la collocazione dei colpi lascia estremamente sconcertati. Che cioè, è un lessico preciso, capisci? No, premetto che mi ha colpito molto questo dettaglio delle telefonate fino alle 23 di sera. E voglio dire una cosa a proposito delle cose. Adesso non possiamo dire che queste indagini potreste raccomandare alla scuola di polizia, insomma. Ecco, no? Non sono riusciti nemmeno a trovare chi aveva fatto quelle telefonate. Però è un dato oggettivo, ci sono state partite da là. Il corpetto e c'è nella stessa busta. E questo secondo me è un dato importante. Però a proposito delle coltellate, io voglio portare un'esperienza diretta. Mi sono insediato a capo della squadra mobile di Firenze nel 95. Mi sono interessato dei duplici casi. Tra i fascicoli che mi sono trovato c'era la fotocopia del fascicolo dell'uccisione di Simonetta, acquisito dalla Procura della Repubblica di Firenze. Mi trovai due fascicoli, uno dell'uccisione di una ragazza fiorentina avvenuta in provincia di Ragusa, Scicli, e un altro era questo qua. E perché? Perché lo acquisirono, perché c'erano delle analogie tra queste coltellate con il delitto del 74, quello di Borgo San Lorenzo, 14 settembre 84. Lì la vittima di sesso femminile era stata colpita un 96, non si è capito se era coltello o cacciavite, concentrati nelle zone 96. Erogene. Qui erano sì una trentina, ma concentrate nelle zone erogene. Ecco, questa analogia. Le indagini a Roma su questo caso erano a zero, portarono la Procura di Firenze ad acquisire la copia di... E io vidi queste fotografie, esaminai i verbali di sopralluogo e devo dire effettivamente una crudeltà, un sadismo, una perversione sessuale proprio di una persona malata. E concordo con la perizia, io non so se è stata fatta, non conosco gli atti. E non è stata fatta. Però il profilo, l'identikit di questo assassino, che oggi sappiamo chi è, ma non c'è una sentenza definitiva, ma di questo ipotetico assassino, a mio giudizio può essere interessante, può essere importante. Ecco, concordo pienamente con lei. Volevo nel primo intervento aggiungere questa precisazione che mi ha colpito. Allora, vediamo con Daniela Di Marzo un ritratto di Simonetta, così impareremo anche, povera ragazza, anche noi a conoscerla meglio, e poi l'avvocato Mondari. Quel giorno a terra con lei sembrava essere finita anche la verità. Coltellate, fendenti mortali che oltre a straziare un'esistenza sembravano volerla condannare al mistero. Sospesa per 20 anni, sembra dirci questo lo sguardo di Simonetta Cesaroni, carico di interrogativi ed inquietudini. Quel volto che fissa l'obiettivo con la forza dei 20 anni, lo abbiamo imparato a conoscere tutti. Il piglio deciso, i folti capelli neri, raccontati senza poter mai scrivere la parola fine. Ha dovuto aspettare a lungo Simonetta, un'attesa che ha logorato chi la ama. Ma tassello dopo tassello il suo tragico puzzle sembra trovare una prima forma. In un tribunale che vuole regalarle la verità si sono rimesse indietro le lancette del tempo, si è frugato nella sua vita, si è cercato un colpevole dai capelli ormai grigi che ha continuato a gridare la sua innocenza. E in quell'aula cristallizzata negli anni della giovinezza c'era anche lei. Ferma a quel 7 agosto 1990. Era giovane Simonetta e nei suoi pensieri quel martedì così caldo c'era già l'imminente vacanza. Un giorno e poi si sarebbe allontanata dal lavoro, dal Palazzo dei Misteri, dall'appuntamento con la morte. Poche ore, ma sono bastate all'assassino per colpire e sparire nel nulla, fra i vicoli di una città arroventata. Quei vicoli in cui Simonetta era nata nel 69, abitava nel quartiere Don Bosco, viveva con la mamma, il padre Claudio e la sorella Paola, alla quale era profondamente legata. E lei a cercarla e a intravederne per prima la sagoma nell'ufficio in cui si era appena compiuto l'orrore. Simona la chiamavano così in famiglia. In via Poma lavorava solo per 2 pomeriggi alla settimana. Era un'abitudinaria Simonetta e soprattutto era puntuale. Di solito tornava a casa verso le 20, ma quella sera ritardava. Per la famiglia il primo serio campanello d'allarme, quasi un presagio del grande strazio che avrebbero vissuto. Per anni i suoi cari hanno sperato che il killer potesse inciampare in un frammento di verità ancora da analizzare. E quel frammento, 20 anni dopo, sembra aver trovato la parola. I suoi ultimi pensieri riecheggiano in aula dalle sue lettere, quasi un testamento spirituale. Racconta l'amore, Simonetta, ma anche il tormento di un rapporto burrascoso.
un amore a cui non è sopravvissuta. Io non sono niente per lui, scriveva, mi maltratterebbe se potesse, voglio odiarlo, odiarlo più di quanto lo amo. Sono nauseata di tutto questo, ma non solo di lui, anche e soprattutto di me stessa, perché non ho la forza per dire basta una volta per tutte. Avvocato Mondavi. Questo sì, è un ritratto giusto di Simonetta, nel senso che era una ragazza davvero straordinaria. Le lettere sono state, sono entrate in dibattimento, come dicevamo prima, dottore. Simonetta c'è un po' stata nel suo stesso processo e ne esce un ritratto di Simonetta, di una ragazza veramente straordinaria anche per l'età. C'è una lettera in particolare che leggo dei passaggi nel momento della mia discussione, nel 1987, quindi pensate, 3 anni prima, aveva 17 anni, se vuole l'ho qui, sono veramente 3 righe, lei dice, scrivendo all'87 che va via, dimenticavo, grazie per la pace che hai donato al mondo con la stretta di mano dei capi di Stato. Aveva 17 anni. Ma vedi, avvocato, questo fa un fa, ma qui non fa si discute la qualità meravigliosa di una ragazza. Stiamo infatti parlando di si questo discute perché di una ragazza meravigliosa che è stata uccisa. Stiamo ed parlando è stato di trovato questo un colpevole che probabilmente può anche non esserlo. Stiamo parlando di questo perché credo che sia giusto, e questo fa onore al dottor Vespa, ricordarla, sì. Simonetta, con i termini giusti, senso, cosa sì. Che peraltro in alcuni momenti, parlo dei primi momenti di questa grande tragedia, non è poi stato propriamente fatto così, quindi allora, grazie per questo da parte della famiglia. In coda al servizio di Daniela Di Marzo c'era questa calligrafia molto femminile, molto giovanile, molto tondeggiante, netta, molto esattamente, di Simonetta Cesaroni, il racconto di un rapporto in crisi. Vittoriana Abate l'anno scorso ha chiesto proprio a Raniero Busco, oggi condannato per questo delitto a 24 anni, quali fossero i rapporti con questa ragazza. Raniero, qual è stata la sua prima reazione alla notizia della morte di Simonetta, dell'omicidio di Simonetta? Niente, sono rimasto sconvolto da quello che mi dissero, perché pensavo queste cose solamente nei film, non potesse accadere a una persona cioè, normale come eravamo noi a lei, e tuttora io all'epoca eravamo. Lì per lì non riuscivo proprio a immaginarmi una cosa che potesse essere accaduta a lei, quindi è difficile proprio in quel momento riuscire ad immaginare quello che poteva aver provato. Posso chiedere che tipo di rapporto aveva con Simonetta? Un rapporto normalissimo tra due ragazzi di 20 anni, 23 anni, io avevo 25 anni all'epoca, basato sul rispetto e la fiducia. Come vi eravate conosciuti? Ci siamo conosciuti tramite una mia amica e sua compagna di classe dell'epoca, Donatella. Nel periodo che precede l'omicidio di Simonetta, in che fase eravate del vostro rapporto? Ci eravamo rimessi insieme dopo un periodo di distacco e niente, abbiamo riprovato a continuare questa nostra storia, quindi stavamo insieme. Che tipo era Simonetta? Simonetta era la ragazza estroversa, piena di vita, una bellissima ragazza. Semplice, allo stesso modo molto bella, decisa, insomma. Piaceva, nel senso era amica di tutti, molto estroversa, come ripeto. Con Simonetta avevate dei progetti? Ma sinceramente non ne avevamo mai parlato, sinceramente, anche perché, ripeto, eravamo ancora troppo giovani per pensare ad un rapporto nel futuro, quindi vivevamo alla giornata come normali due ragazzi di quell'età. Voci discordanti sulla vostra storia d'amore, sembra che per Simonetta lei rappresentava un po' il principe azzurro e invece di lei si è detto che non era poi così innamorato, ancora si è parlato di liti violente, di una storia che era agli sgoccioli, qual è la verità? La verità è che assolutamente no, di liti non abbiamo mai avute, anche perché io mi ritengo una persona tranquilla, non ho fatto e non farei mai del male, soprattutto a una donna. E niente, per quanto riguarda il nostro rapporto, lei sicuramente era più coinvolta, nel senso che in me ancora forse non era scattata quella scintilla che lei voleva. Però comunque sia, questo non toglie che non le volevo bene. Le è mai capitato di ripensare a Simonetta in questi anni? Avrebbe avuto 40 anni oggi. Ogni tanto sì, in dubbio, non posso
non pensarci, perché comunque sia è stata fatta una cosa troppo atroce, una ragazza di 20 anni, quindi mi capita sì di ripensarci, che adesso avrebbe avuto 40 anni, quindi una ragazza piena di vita. Lei ha vissuto dei momenti, immagino, felici con lei. Certamente. E li ricorda? Eravamo ragazzi di 20 anni spensierati, andavamo in giro, le feste, in discoteca insieme, quindi il ricordo io ce l'ho sempre, comunque sia bello, molto bello. Avete visto che durante l'intervista la telecamera ha inquadrato l'anulare sinistro di Raniero Busco, la Fede. In questi momenti naturalmente si sta sempre dalla parte delle vittime, perché sono quelle che hanno pagato di più, ma ci sono anche altre vittime collaterali, quindi bisogna anche pensare a come stasera, stanotte, si vive in casa Busco. C'è un letto ancora occupato perché la legge prevede che non si vada, salvo casi eccezionali, che in questo caso, in questa occasione non ricorro, insomma, la legge prevede che si resti liberi fino al momento definitivo. Insomma, c'è una famiglia con una moglie, con dei figli che, insomma, da stasera convivono con una persona A, accusata di un delitto terribile, B, condannata a 24 anni, che insomma sono un importante pezzo di vita, anche se sappiamo che poi con i permessi, le scriminanti, eccetera, si riducono, diciamo, sotto i 20. Allora, c'è un uomo condannato a 24 anni e voi non credete che esistessero i requisiti fondamentalmente? No, io non ho detto questo. Io vorrei leggere la sentenza per capire qual è stato l'iter logico che ha portato ad un'affermazione di colpevolezza. Se vuole sapere qual è stata la mia prima reazione emotiva, è stata: mi auguro che sia colpevole, perché altrimenti si sarebbe commesso un crimine, come dire, spaventoso. Quindi prima di dire colpevole, innocente e farci un'opinione, se vogliamo anche da bar, come dice l'amico avvocato De Vita. Ma è un bar a cui partecipa anche lui, quindi dobbiamo vedere qual è stato l'iter. Quello che però così si evince, che effettivamente si è arrivati alla costruzione di questa affermazione di colpevolezza attraverso una serie di tasselli che si sono incastrati. Tra questi tasselli c'è anche la scomparsa di Pietrino Vanacore, perché per poter dire che Busco è colpevole occorre mettere a posto tutta anche una serie di situazioni, compreso il ruolo di Pietrino Vanacore. L'avvocato dice di no, Pietrino Vanacore non c'entra. Avvocato, e questo però, è voglio stato... dire, Pietrino Vanacore, per carità, voglio dire, poi pace all'anima sua, ma non era un passante lì, Ma vorrei è uno che dentro questa storia, per essere il portiere proprio, il testimone istituzionale... Posso concludere il mio ragionamento? Prego. Il ragionamento che io faccio è questo. Noi abbiamo assistito anche alla costruzione di un quadro di personalità abilmente creato attraverso le lettere che denotano un rapporto burrascoso, complicato e quant'altro, che però da sole non servono a niente, perché non è che tutti quelli che litigano e hanno dei rapporti burrascosi, io sarei dovuta essere morta da tantissimo tempo. Col suo carattere non ho dubbi, dottoressa Matone. Seguendo questo ragionamento, quindi ciò posto, io ritengo che la difesa dovrà smontare non tanto la storia del DNA sul colpetto quanto la porta. Qui l'elemento centrale di questo processo è questo discorso che, voglio dire, lascia alcuni esperti perplessi, altri no, sulla compatibilità di queste tracce. Questo discorso del codice fiscale, l'esempio che è stato fatto, e cioè di due o tre lettere che mancano, è da una parte rassicurante, dall'altro è profondamente inquietante. Quindi ritengo che i consulenti di parte la partita la giocheranno su questo, perché, come si dice a Roma, le chiacchiere stanno a zero. Ma la partita quindi è stata già giocata. I nostri consulenti sono già intervenuti, hanno già spiegato. Ho capito, però vi siete beccati 24 anni, quindi la partita discorso, si giocherà in dovete ricominciare da capo. Mi porta un attimino indietro, quando l'avvocato Mondani ha fatto quell'affermazione, i tecnici in processo hanno chiarito abbondantemente che il DNA non passa da un indirizzo all'altro. Ah, io prendo atto di questo,
Però gli stessi tecnici che hanno dichiarato questo, in sede di perizia del 2007, hanno dichiarato esattamente il contrario, perché io ho letto il pezzo dove si dice è probabile che lo stato di conservazione degli indumenti a stretto contatto l'uno con l'altro pigiati insieme abbiano potuto consentire trasmigrazione di materiale da uno all'altro. Perché lei mi insegna per cui, che il DNA allora, su Reggiseno è un conto, aspettate DNA un momento, scusate, sì, allora, il problema è questo, allora, si mettessero d'accordo prima loro, perché non sono due tecnici diversi, è lo stesso tecnico che prima dice una cosa e poi dice un'altra. Allora la verità scientifica non può variare secondo le esigenze processuali. A proposito di verità scientifica o supposta tale, vogliamo sentire questo servizio di Rosanna Santoro sulle indagini fatte dai RIS, che hanno avuto evidentemente un'influenza in questa storia. Tutto ricomincia nell'estate 2004, quando la procura trova una macchia sospetta nei lavatoi del palazzo di Via Poma, possibile via di fuga dell'assassino, anche se poi non risulterà essere sangue. Gli esami sono affidati ai carabinieri del RIS, che però non hanno subito a disposizione due reperti che saranno fondamentali nel processo. Sono il corpetto e il reggiseno indossati da Simonetta quando è stata uccisa, dimenticati per 14 anni in un impolverato armadio dell'Istituto di Medicina Legale e acquisiti qualche mese dopo. Solo nel 2007 arriva una relazione del RIS, che ora dispone di tecniche più sofisticate. Contiene già quelle che saranno le due prove principali contro l'allora fidanzato di Simonetta. Da subito il medico legale autore dell'autopsia dice che il segno sul seno sinistro della vittima, probabilmente un morso, è stato inferto contestualmente all'omicidio. Ora emerge che il DNA delle tracce di saliva sul reggiseno sul corpetto di Simonetta è di Raniero Busco. Di qui la sua iscrizione nel registro degli indagati. Al processo, i consulenti della procura preciseranno. L'unico DNA trovato sulla scena del delitto è riferibile a Busco ed è sulla parte sinistra di reggiseno e corpetto, proprio dove c'era il morso. In più, le caratteristiche del morso, dicono, sono così particolari da renderlo pressoché unico e riconducibile alla dentatura di Busco, opposta alla tesi dei tecnici della difesa. Inconcludenti test del DNA sui reperti, conservati in modo non idoneo, rimasti per 14 anni in un'unica busta assieme ai calzini di Simonetta. Non basta. La saliva del fidanzato sulla sua biancheria intima non significa niente, visto appunto che si trattava del fidanzato. Ancora, il segno del morso sul seno per la difesa non è sovrapponibile con l'arcata dentaria di Busco. Potrebbe addirittura essere stato provocato da un mollettone per capelli rotto in tre parti trovato accanto al corpo. Altro punto, all'esterno e all'interno della porta della stanza in cui è stato trovato il corpo c'erano tracce di sangue maschile e della vittima. Per i consulenti della procura è esclusa la compatibilità del DNA maschile con quello delle altre 33 persone cui è stato prelevato un campione biologico, sospettati amici e colleghi di lavoro di Simonetta, prima e dopo la riapertura dell'inchiesta. DNA maschile che sarebbe invece in parte compatibile con quello di Busco. Ma questa, che avrebbe potuto essere la prova scientifica regina, in realtà non regge. Non siamo in grado, dicono in aula gli stessi esperti della procura, di affermare che l'imputato era in quella stanza, ma neanche di escluderlo. Questo è l'elemento cruciale, non c'è nessuna garanzia scientificamente degna di tale attribuzione che Raniero Busco quella notte fosse in quella stanza. E questo è l'aspetto fondamentale di questa storia. Vabbè, io ho detto, per forza dobbiamo intervenire noi difensori della parte civile per cercare di dare a questa bellissima trasmissione anche un senso di partecipazione. Non è così, non c'entra niente, quello è il tassello della porta. Il problema della esistenza di Busco in quella stanza è relativamente soltanto al reggiseno. Il reggiseno, nel momento in cui si è collocato lì il DNA, mi lasci dire, il reggiseno su questa cosa ci abbiamo perduto 6 udienze. Ci sono state fatte confronti di perizie, sono bastate. 6 udienze sono bastate a convincere. No. Per discutere, su questo elemento, ed è stato alla fine il difensore ha svolto un'indagine, un approfondimento, evidentemente non è stato sufficiente a smontare una questione sicurissima che è l'inizio del processo. Dopo il rinvenimento di questi indumenti è stato trovato il DNA,
non contestata dalla difesa dell'imputato, hanno accettato che quel DNA fosse compatibile con quello di Busco. Però mancavano tre lettere. No, no, quello è il cassello, perché se non si fa questa questione, c'è stato una un indizio talmente forte che alla fine è diventata una prova. Cioè, però prima l'avvocato della difesa ci dice che il DNA non può essere compatibile, o è o non è. No, vabbè, questa è una questione di semantica. No, o dice, no, perché il mio codice fiscale non può essere compatibile col suo. No, il collega dice che il termine compatibile non si deve usare. Si deve usare nella fattispecie, secondo il collega, l'attribuzione o non l'attribuzione. Esattamente. È stato rinnovato un'altra volta da parte del pubblico ministero e noi, anche noi facciamo lo stesso mestiere, sappiamo che si dice compatibile quando c'è la corrispondenza fra il DNA estratto sul sangue trovato nell'ambiente o sul reggiseno e il DNA del sangue prelevato dall'imputato. In quel caso si dice che i due DNA, essendo simili, si dicono compatibili. Quindi sostanzialmente, avvocato, questo principio è stato affermato incontestabilmente. Secondo lei, la prova che ha incastrato Busco è quella lì, cioè questa. Il suo DNA nella biancheria intima di Simonetta. E non è stato contestato. E basta. Non ho fatto lavoro qualche giorno prima. Dottore, è stato contestato la contestualità. Loro, che non potendo contestare il DNA perché l'hanno dovuto accettare in quanto erano tutti i genotipi corrispondenti, totalmente, tutti i corrispondenti, quindi è stato un indizio fortissimo per cui la Procura della Repubblica non poteva rinunciare a continuare le indagini di fronte a una realtà così potente. E poi la difesa dell'imputato ha cercato, giustamente per conto loro, di dimostrare che quel reggiseno non era... era lo stesso reggiseno che indossava il sabato quando c'è stato il rapporto fra i due. Ma hai detto questo? Dottore, un aspetto importante su questo, se lei mi permette. O che ultimamente il reggiseno fosse stato inquinato da una traccia di saliva che stava sul corpetto, che naturalmente era un indumento esterno, non era un indumento intimo. Ci sarebbe stata questa trasmigrazione di una parte del DNA sul reggiseno ed ecco perché anche il reggiseno era sporcato. Queste sono due eccezioni fatte bene, solo che sono state inefficaci. Ma perché ti ostini a parlare di saliva quando noi non abbiamo la certezza della traccia di origine del DNA. Tu continui a parlare di saliva, tutti parlano di saliva, da nessuna parte c'è scritto che è saliva, anzi il test della saliva è risultato negativo. Qui abbiamo applicato un sillogismo, quello è morso da questa saliva, sillogismo numero uno. Alla seconda prova, questa è saliva, allora quello è morso. Questo è il discorso. Il mio fisco, la locomotiva fisca, il bello della locomotiva. C'era comunque un elemento che le può interessare. Le tracce biologiche, scorpetto e reggiseno, ho portato in aula un corpetto identico, ritagliato da un pezzo di stoffa in origine camicia della mamma di Simonetta e di Paola. Quel corpetto identico era di Paola Cesaroni. La domanda è, se Simonetta avesse indossato quel corpetto anche il sabato, unico giorno in cui si afferma in dibattimento che si sono incontrati nel rapporto amoroso Simonetta e Busco, perché Simonetta, pur volendo mettere quel corpetto, avrebbe dovuto prendere il suo corpetto sporco, trattandosi peraltro di una ragazza pulitissima, attenta, leggera, eccetera, avendone uno identico? Io l'ho prodotto in dibattimento, identico della sorella. Perché Giuccarino non è commento, visto che faceva... No, sull'aspetto scientifico non voglio ripetere quello che ho detto all'inizio, la mia riconsiderazione è quella là, anch'io non capisco il discorso del codice fiscale con tre lettere che mancano. La riflessione che stavo facendo, sentendo un po' parlare chi ha seguito il caso e chi effettivamente quindi conosce la vicenda sicuramente meglio di me, è questa. La polizia giudiziaria agli inizi sicuramente avrà sospettato il fidanzato, l'avrà sentito, è uno degli atti in un caso del genere. L'ha interrogato il giorno dopo. Ecco, la notte stessa avrà verificato anche gli alibi, è l'ABC della polizia giudiziaria.
Però sappiamo, sono dimenticato di verbalizzarlo. Qui sappiamo che questa è, purtroppo, ma mi torna anche strano questo, perché se non ricordo male ha proceduto la squadra mobile di Roma ed è una delle migliori squadre mobili, uffici giudiziari che abbiamo in Italia, peraltro diretta all'epoca da un grande investigatore. Ecco. Quindi mi sembra strano che non abbiano verbalizzato, non abbiano cose. Quindi secondo me c'è qualcosa. No, che... hanno detto che non avrebbero spinto eccessivamente, diciamo, nella verbalizzazione e nel, diciamo, stringere il cerchio intorno a lui, perché speravano in un apporto da parte di Busco. Insomma, perché l'hanno escluso subito, parliamoci chiaro, volevo completare, ecco, se è stato sentito proprio la notte, come dice... qua noi abbiamo una persona che è stato dentro la scena del delitto comunque fino alle 23, o mi sbaglio? No, perlomeno che è entrato. È entrato. Quantomeno è entrato, perché sì, qualcuno che ha chiamato. Ma se è entrato non poteva essere un altro posto, certo, in riferimento a Busco. Ma forse non era la stessa persona. Ma poi questa persona che ha telefonato da casa, sia alle 20 che alle 23, da quel luogo, dal luogo del delitto, perché non ha chiamato subito la polizia? Perché ha chiamato il carattolo? Sì, ma dico, comunque il Busco l'hanno preso, l'hanno controllato quella nottata, no? Quindi non poteva essere alle 23 perché là. Non è Sant'Antonio col dono dell'ubiquità. Ma l'orario del delitto non è... scusate, stiamo avviandoci alla chiusa. Perché non può essere stato Vanacore a fare quelle telefonate? Facciamo la domanda in un'altra maniera. Perché è stato Vanacore a farle? Perché era il portiere, io dico da persona che non ne sa niente, allora, perché il portiere ha le chiavi del posto, entra, guarda, avverte. Abbastanza naturale. Si chiama la polizia. Rispondo. Siamo al terzo piano di un palazzo. Vanacore deve recarsi a casa di Valle, che mi siede accanto, dove c'è il padre. E lui lì è andato. A casa di Valle, che sta al quinto piano. Qualcuno mi può dire che una persona ragionevole e che sta male si fa 5 piani a piedi? No, prende l'ascensore. Dall'ascensore è impossibile vedere le due porte laterali, perché il pianerottolo è un pianerottolo rettangolare, se sbaglio correggimi perché lui conosce il palazzo. E ci sono tre porte, una di fronte e due di lato. Se sali in ascensore, le porte di lato non le vedi, la porta di fronte la potresti vedere nell'interstizio degli sportelli. Quindi la luce all'epoca era una di quelle luci da 20, 30 candele, 10 candele, che era smortaccina, come dicono a Roma, e non si vedeva un bel niente, quindi era giusto fra il lusco e il brusco per vedere. Allora Vanacore prende l'ascensore, sale su. Qualcuno mi sa spiegare come fa a fermarsi ed entrare dentro l'appartamento? Non è che uno può saltare tutti gli intermedi e dice è entrato lui. Perché? Come ha fatto? Qual è la logica che lo porta a passare a piedi a un'ora X, che poi è tutto indeterminato, in un posto che sta al terzo piano del palazzo, dovendo lui stare già al quinto? Ma perché c'è tutto è così limpido ed è così chiaro? Prego. Dico, io capisco che le pressioni psicologiche possano avere su tante persone degli effetti diversi, ma se tutto è così limpido e così chiaro, perché Vanacore si è ucciso alla vigilia di un'udienza? Ma scusate, che c'è scritto là? 20 anni perseguitati al plurale, non al singolare, senza nessuna colpa. Allora perché, avendo davanti il motivo che vi dà lui, domandate a me perché si è suicidato? L'ha detto lui. Gli è stata rotta l'anima, come dicono a Roma, da tutti quanti per 20 anni. È stato prima la dottoressa Matone, che è anche madre, quindi... Ma io ricordo me stesso, quando io ho fatto prendere 30 anni per omicidio a della gente, mi sono sentito male. Questi poi hanno confessato in secondo grado. Ma quando la sera è uscita la sentenza di 30 anni di carcere, io mi sono sentito male. Ero contento perché avevo fatto giustizia, ma mi sono sentito male perché nessuna persona normale è contento quando qualcuno viene condannato. Santo Dio, ma vogliamo dirlo o non vogliamo? Vedo Molinaro che salta di gioia. Non no, è vero. Mai. No, sto scherzando. Ho detto al contrario. Ho detto esattamente. Infatti non è vero, perché è triste pure lui, perché è una vittoria di Pirro. Cioè,
si è stabilita una verità, ma quella verità indica che il male esiste. Nel caso di Vanagore, lui insomma per 20 anni è stato perseguitato in una maniera inopinata, essendo innocente. Quindi se il moto di pietà va verso uno che è stato condannato dopo un processo XY, fatto in maniera ZY, quindi al meglio del meglio in un certo senso. Dico in un certo senso perché, essendo io difensore, se sono di parte civile sono scontento, il difensore è scontento per principio, se fosse contento sarebbe un cattivissimo scienziato e difensore. Quindi, nel momento nel quale ci troviamo ad affrontare un problema di questo genere, ci vogliamo pensare che i morti di questo processo sono due. Una è Simonetta e l'altro è Vanagore, che è stato ucciso dalla società. È stato ucciso dai mass media che non gli hanno dato scampo e tregua. È stato ucciso dalle persone che hanno detto: a me chi me lo dice che? Sulla base di niente. Perché non voglio entrare in polemica, ma è il niente. Perché dire è possibile che, una volta si diceva, me lo ricordava un'amica, mia nonna diceva, tutto è possibile meno l'uomo incinto. Oggi è pure possibile l'uomo incinto, perché teoricamente è stato dimostrato che si potrebbe fare incinto nel senso ospitante il coso. Noi andiamo sul probabile. Allora, chiudiamo con, abbiamo sentito a lungo Raniero Busco nell'intervista dell'anno scorso, ma Vittoriano Abate in quella stessa occasione ascoltò anche la moglie di Raniero Busco, che oggi credo stia come sta. Un frammento per chiudere. Io ho conosciuto Raniero nel 91, a inizio anno, a gennaio. Non mi sono innamorata subito di Raniero, ci ho messo un pochino. E alla fine mi sono innamorata perché lui era ed è una persona molto speciale. È un buono, perciò è proprio una persona tenera, è un generoso, senza malizia. E forse è così antagonista al mio carattere che alla fine mi ha attratto. L'anno precedente al suo incontro con Raniero, l'omicidio di Simonetta Cesaroni. Che cosa ricorda di questo periodo, dei primi tempi? Raniero era turbato, era segnato da questo dolore. Quando l'ho conosciuto? Era una persona molto... turbato no, però era molto riservata. Era una persona molto riservata e non ha mai accennato a questa cosa. Ne avete mai parlato? All'inizio no, assolutamente, anche perché per rispetto, insomma, per discrezione. Poi piano piano, quando abbiamo iniziato a frequentarci più quotidianamente, è uscito fuori questa cosa. Questo dolore per l'omicidio di Simonetta, come ha cambiato la sua vita? È una cosa che si è portato sempre dentro, cioè lo ha sempre seguito questa cosa. E secondo me lo ha cambiato anche nel profondo, perché lo ha reso un pochino più insicuro, pauroso. Roberta, lei conosceva Simonetta Cesaroni? No. Avevate delle amicizie in comune con Simonetta? E c'è un'amica che all'epoca era amica di Simonetta e che adesso è anche amica mia. Ed ha continuato ad essere amica di Raniero. Beh, è una cosa bella, perché questa ragazza è stata sempre affezionatissima a Raniero. Era amica di Simonetta e considerava Raniero il suo confidente. Ho sempre detto che le cose a cui tenevo di più erano la mia famiglia e Raniero. E se me le avessero toccate, io mi sarei trasformata in una bestia. L'hanno fatto. Eccomi qua. Sono pronta a tutto. Chi era Nero Busco? L'uomo descritto da sua moglie o il feroce assassino condannato a 24 anni? Chissà dov'è la verità, abbiamo quella di primo grado, ci sono ancora due processi per accertare quella definitiva, almeno la verità giudiziaria. Grazie e buonanotte.